qui oggi ho portato qualcosa di particolare, in realtà è un interesse personale. Adesso andiamo a scoprire una fantastica nuova IQOS 3 Duo. All'interno della confezione la IQOS, ovviamente dei libretti informativi in cui ci dicono come spendere altri soldi, immagino. Allora, io non ho mai avuto esperienze precedenti con IQOS, quindi sono proprio l'utente medio, ok? Che per la prima volta acquista IQOS e che è interessato a capire un attimo se può effettivamente andare a sostituire le sigarette, e questo sarebbe il mio scopo, cercare di eliminarle in qualche modo. Allora, vediamo subito cosa c'è all'interno della confezione. Andiamo a fare un bel buchettino senza rovinare il packaging e le cose, che poi io sono fissato con queste cose, me le voglio tenere. E poi arriverà il giorno che butterò tutto. Che poi dici, valessero qualcosa queste scatole? No, non valgono assolutamente niente, però io preferisco averle. Questo è come si presenta. Cartaccia, e questa è la scatola di IQOS. Ok, non ci sono sigilli, cose particolari. Grande confezione magnetica, bravissimi voi. Qui abbiamo ovviamente delle istruzioni, immagino, connettiti al mondo di IQOS. E vabbè, qua ci sono le istruzioni, cose che poi andrò a approfondire in autonomia e vi farò vedere magari su Instagram come mi sto trovando e cose di questo tipo. Allora, qui abbiamo il nostro pennino, si tratta di un bianco opaco, come potete vedere, sembra molto fine, elegante. Ovviamente io sono un po' fissato col bianco, quando mi hanno chiesto che colore la vuoi, io ho detto bianco. Sì, me l'hanno chiesto perché sto usufruendo di 30 giorni di prova, tra virgolette, gratuita. Dico tra virgolette perché ho dovuto pagare in contrassegno il corriere che me l'ha portata, e poi al termine dei 30 giorni potrei restituirla o comunque fare quello che voglio. So che si schiaccia qui, plif. Questo praticamente è la batteria, il caricatore, ok? E questo è il pennino in cui si infilano qui le hits. So che sotto è magnetico, cioè non parto proprio impreparato, diciamo. E niente, si fa così, si tira fuori e si fuma l'IQOS. Adesso lasciamola un attimo che voglio vedere cosa c'è concretamente inoltre nella confezione. Allora, abbiamo questo piccolo strumentino che altro non è che il kit per la pulizia. Esatto, non l'ho mai usato, non lo so, però vabbè, ho visto qualche video grazie a YouTube in questo senso. E questi sono dei cotton fioc, degli sticks, che servono appunto sempre per tenere pulito il coso qui. Non so ancora che nome abbia. Lo stick, come si chiama questa cosa qui? Boh, vabbè. Comunque, ecco, pennini, sticchini per la pulizia. Poi sempre all'interno della confezione abbiamo delle cose belle che invece la Apple non ci darà più, ragazzi. E questa è una cosa tristissima. Il trasformatore per alimentare e ricaricare la nostra IQOS con tanto di plastichina. E un cavo, sia lodato Gesù Cristo, con la USB-C. Finally USB-C, ragazzi, cioè ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta nel 2020 a fare i device con l'USB-C, grazie. E basta, all'interno della confezione non c'è altro. Adesso io direi che, vabbè, qua c'è già un casino sulla scrivania, facciamo un ripulisti totale e poi magari proviamo subito una Hits. Sono andato a comprarle e quindi la proviamo, non so, immagino che sia da caricare questa cosa, però vedremo. Comunque l'unboxing sostanzialmente finisce qui. Ho scelto, dopo anni di prove di sigarette elettroniche, cose varie, tra l'altro con questa Apollo sembra molto una roba anni 80, un po' Baywatch.
Però vabbè, dopo anni dicevo di sigarette elettroniche, Juul, cose, ho pensato che insomma una soluzione che tanti, ma veramente tanti, mi hanno consigliato per ridurre comunque l'impatto della combustione sul mio organismo principalmente. Cosa succede? Questo per chi non, per quei 5 nel mondo che non lo sanno, questa cosa qui praticamente funziona con delle stick di tabacco, ok? Che adesso vi faccio vedere un pacchettino tattico, ok, si comprano comunque in tabaccheria, eccole. E queste stick, anziché bruciare, come accade per la sigaretta normale, vengono scaldate da questa cosa elettronica qua. E scaldando praticamente si vanno a ridurre quelli che sono gli effetti cancerogeni della combustione. Questo non vuol dire assolutamente che non facciano male queste cose qui, soprattutto perché comunque mi piaceva questa cosa. Soprattutto perché comunque contengono nicotina e quindi c'è, cioè, la dipendenza non passa in teoria. E quindi niente, ho deciso di provare questa cosa, quindi non mi paga nessuno ovviamente perché ho 12 iscritti. Però mi sembrava carino, visto che ho ancora degli amici fumatori, far vedere questo mio tentativo di cambiamento e vedere un po'. Poi sul lungo periodo come andrà a finire. Devo dire che IQOS, nel momento in cui decidi di fare la prova gratuita, ti mette a disposizione un coach, cioè ci ho fatto veramente una videochiamata con questo ragazzo, che ti spiega, ti segue, perché giustamente tu utilizzi un periodo di prova, cioè loro ti permettono di fare un periodo di prova e poi di restituire il prodotto. E quindi anche a livello di marketing, come scelta, ok, ci sta quella di dire: io te lo faccio provare, però ti affianco una persona, ti affianco tra virgolette, una persona che ti dà delle indicazioni, ti dà delle dritte, ti segue in questo percorso di prova. E quindi ecco, adesso che io sto chiacchierando, perché si deve caricare. Allora, vediamo qua come si fa. Qua c'è un pratico pulsantino in cui si può vedere poi lo stato della carica. Sì, ok. Adesso abbiamo. Si è spento. Abbiamo due sigarette pronte per essere fumate. Perché con questa IQOS 3 Duo, praticamente nello stick interno, in questo, tu puoi fumare una sigaretta che in realtà si chiamano HEETS. E la particolarità di questo modello è che ne puoi fumare anche un'altra subito dopo, quindi tiene una doppia carica. Anche qui c'è un suo indicatore della carica che ti fa vedere appunto il livello. E in questo caso, come abbiamo visto, due lucine, possiamo fumarcene due, una dietro l'altra. Allora, facciamo un pratico test. Questa è la nuova sigaretta che si va a fumare. È minuscola. Qui si può vedere, non si vedrà mai. Dovrei mettere a fuoco così. Ok, si può vedere che il tabacco è molto più triturato, molto più pressato. Basta, non ho altri sinonimi. Allora, infilo. E adesso bisogna tenere premuto il pulsantino per vedere, insomma, deve andare in temperatura. Io l'ho schiacciato. Fa una vibra e inizia a lampeggiare. Inizia a lampeggiare vuol dire che si sta preparando. Nel momento in cui lampeggia fisso mi farà un'altra vibrazione, penso, non sono sicuro. E è pronto praticamente per essere aspirato. Ecco, adesso sta vibrando, si ferma la luce, proviamo a aspirare e vediamo che tipo di esperienza è. Interessante. Sa molto di tabacco. E vabbè, non so se sia il gusto o che. C'è il caldo della sigaretta, cosa che con le sigarette elettroniche non ho mai vissuto prima. E c'è un fumo molto simile a quello della sigaretta reale. Poi in teoria quando ti hai finito il tempo per fumare, vibra e smetti di fumare. È davvero interessante perché non si riempie la stanza di fumo.
come la sigaretta, non fa un odore che dici oddio, si sente un profumo di tabacco in giro, ma è profumo di tabacco, non è quella cosa che appesantisce l'aria. In bocca non lascia granché, c'è da dire, perché non ho quell'allappamento lasciato dalla sigaretta. Però sicuramente è la cosa più vicina a una sigaretta che non sia una sigaretta che si può trovare, o meglio, che io abbia provato fino ad oggi. Sai che sono entusiasta di questa cosa. Perché non fa impazzire, capito? Non ha un gusto che dici, squisito, fantastico, fruttato, le cose. No, ha un sapore di sigaretta, tra virgolette, più o meno, ci cerca di andarci vicino. Però. E quindi non è una cosa che è dolce e ti stanca dopo 3 giorni. È una cosa che. Boh, è una sigaretta dal punto di vista dell'esperienza. Però la nicotina, raga, non esiste in quelle cose qua. Boh. Non vedo il contenuto di nicotina in realtà. Boh. E va ancora. Non ho contato il numero di boccate che ho fatto. In teoria, dopo un tot, lei dice basta. Anche perché ovviamente la hizza all'interno non è che dura per sempre, cioè. Si consuma, pur essendo solo scaldata, però si consuma. Doppio tiro. Old school. La temperatura di questo coso sta iniziando a diventare qualcosa di importante. E allora non c'è molto da dire. Anzi, approfitto in questo momentino per ringraziare Paolo, Matti, Stifi e Nico, che mi hanno fornito questo microfono che in tempi non sospetti avevano acquistato per un progetto rap hip hop, che poi hanno abbandonato perché in realtà sarebbero diventati veramente qualcosa di importante sulla scena italiana. Però hanno deciso di dedicarsi a altre cose nella vita. E quindi mi hanno gentilmente prestato questo microfono che insomma adesso sto provando e poi vedremo il risultato nel video. Cioè, voi che state vedendo il video sentite un audio pazzesco grazie a questa cosa. Boh, 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 boh. Allora, il gesto mi manca, cioè questa cosa di far così mi manca, ok? Temperatura folle. Non so, beh, mi viene quasi il dubbio che non si spenga mai, tipo. Boh, 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 boh. Ho iniziato a vibrare. Questo vuol dire che istruzioni, inserimento pronto all'uso quasi finito, per segnalare che rimangono 30 secondi o solo 2 tiri, le luci bianche dell'holder lampeggiano e vi saranno 2 vibrazioni. Godiamoci questi ultimi 2 tiri di IQOS 3 Duo. È finita. E invece ho fatto un altro tiro di nascosto. Finita, si è spenta la luce. Via le istruzioni. Questo qua andiamo a staccarlo, ok? Vai a fuoco, top. Ecco, questo è lo stato. Vedi che è tipo un po' unto, smaccagnato. Probabilmente si discioglie del liquido, qualcosa di
di fisico che si scioglie, ok? Questo lo butti, è un moccino, si butta nella spazzatura, non nell'umido, perché so che all'interno c'è tipo della plastica, delle cose. E questo, se volessi, potrei metterci un'altra Hitz, fumarmene un'altra, ma noi andiamo a rimetterlo nell'holder e via. Questo è IQOS 3 Duo, la mia prima esperienza con IQOS 3 Duo. Eviterò assolutamente di fumare sigarette normali in questo periodo di prova e dobbiamo capire un attimo come sarà l'esito di questo test. Magari non dico che farò un altro video per questa cosa, ma se mi seguite su Instagram sicuramente vi terrò aggiornati sul funzionamento, e quindi ecco, ci vediamo su Instagram, ragazzi. Buon proseguimento, spero che il contenuto sia stato di vostro gradimento. Un bacione stellare.